Benvenuti in questo secondo ed ultimo video della miniserie dedicata ai gestori di password o password manager, nel quale vi voglio presentare l'altro password manager che uso io personalmente, che è KeePassX, come vedete qui il nome sul sito KeePassX. Ecco, KeePassX è, a differenza di Paster, che vedete qui in alto a destra, attivo qua, di Paster che vi ho presentato nel primo video, non ha dipendenze vere e proprie, nel senso che non richiede niente se non un sistema operativo per farlo girare, quindi non dipende dal browser, non dipende da un account Google o altro, ma è un programma sul vostro PC, detto un client a sé stante. Particolarità di questo programma, vantaggio se vogliamo, è che è multipiattaforma, ovvero se andiamo nella pagina di download vedete che c'è, ovviamente è un progetto per Linux, per ambiente Linux, quindi nasce già in Linux e ovviamente in Ubuntu Software Center lo trovate, in altre distribuzioni Linux lo trovate, eccetera eccetera eccetera. In più vedete che c'è anche eseguibile per Mac OS, quindi ambiente Apple, e per Windows. E non è finita qui, perché qui non lo vedete, ma posso mostrarvelo nel Play Store, quindi nel negozio di Google, c'è anche per Android. Quindi se io cerco KeePassX, vedete che appare KeePassDroid, che si chiama così, ma in realtà è lo stesso programma che gestisce allo stesso modo user e password, nello stesso database user e password, KeePassX. Ecco, vedete che c'è l'etichetta installato, perché ovviamente, manco a dirlo, sul mio smartphone Android ho installato KeePassDroid per avere le stesse password del PC a disposizione. Ecco, KeePassX quindi multipiattaforma, e è ovvia la comodità di questo programma perché salva l'archivio delle password in un file che lui chiama database, e questo database, se ve lo salvate nella vostra nuvola, nella vostra cloud o da qualsiasi altra parte, potete usarlo su qualsiasi PC o telefono Android che voi avete a disposizione. Quindi, che ne so, in ufficio avete il PC con Windows, se installate KeePassX potete usare stesse user e password che avete a casa sul vostro PC Linux o Mac o quello che è, o appunto telefono. Molto molto pratico. Ecco, prima di iniziare a presentarvi il programma in quanto tale, una premessa, ed è questa: KeePassX è un progetto che è stato fermo per un po' di tempo e l'ultima versione stabile e con funzionamento completo e garantito è tuttora la 0.4.3. Vedete che proprio sul sito è dichiarata come ultima versione 0.4.3, ed è quella che anche in Ubuntu Software Center si trova, o in altre distribuzioni Linux si trova la 0.4.3. In realtà il o i programmatori di questo fantastico programma, direi, fantastico password manager, molto noto tra l'altro, sono al lavoro, stanno lavorando, si sono messi di recente al lavoro e sono già arrivati alla terza alfa della nuova versione KeePassX 2.0. Ecco, alfa, per chi è dell'ambiente di sviluppo sa già cosa vuol dire, quindi è molto agli inizi lo sviluppo, cioè molto instabile, si può usare sì, si può usare no, magari si può usare, però dei difetti ci sono. Quindi se volete usare già il programma nuovo a questo stadio, siate coscienti che non tutto funzionerà perfettamente. Ecco, è possibile anche nel nostro Ubuntu già usare questa nuova, come è il mio caso. Ecco, io ho scelto, aggiungendo questo archivio PPA, che poi vi lascerò un po' come altri riferimenti, compreso questo, magari, ecco, me lo metto qui per ricordarmelo, ve lo lascio poi in descrizione anche questo, in descrizione del video, tutti questi riferimenti per andare a scovare KeePassX per conto vostro.
Comunque c'è questo archivio PPA da aggiungere alla vostra Ubuntu per già iniziare a usare la nuova versione di KeePass X. Ecco, io ho scelto di farlo anche per eventualmente contribuire a segnalare errori, bug, i cosiddetti bug, errori per migliorare la nuova versione che poi sarà nel prossimo futuro, la nuova versione stabile. Però, ripeto, è una scelta, io vi avviso, potete seguire la mia strada e già usare quello nuovo, così come iniziare ad usare, se non l'avete mai usato, la 043 che è quella stabile, definitiva, attuale. Le funzionalità sono complete nella 0.4.3, ovviamente, essendo la versione stabile. Nella 2.0 se ne stanno aggiungendo ad ogni alfa, però non è ancora completa completa. Per quanto mi riguarda, quello che serve e che è indispensabile c'è già, quindi ho già iniziato ad usarla, però appunto è scelta vostra, quindi se volete aggiungere questo PPA è scelta vostra. Per quanto mi riguarda, appunto, avendo già installato la 2, questo video si basa sull'interfaccia nuova. Le funzionalità però sono sempre quelle, i meccanismi dei password manager sono pur sempre quelle, quindi cambia poco se vi faccio vedere la nuova o la vecchia interfaccia. Nel mio caso, avendo attivo la nuova, vedrete la nuova, e che è questa. Eccola qua. Allora, questo è la finestra principale appena si avvia la prima volta KeePass X. C'è solo un welcome, naturalmente ancora tutto in inglese, non è stato tradotto da nessuno, credo addirittura forse che anche quello vecchio 043 non sia tradotto, però non mi ricordo più. Comunque, poco male, non è così difficile, non ci sono molti termini complicati anche se in inglese, c'è solo questa finestra qua e la prima cosa che dobbiamo fare è crearci un database, quindi un archivio, un contenitore delle nostre password. Cosa facciamo? Andiamo sul menu che vedete che è già integrato con Unity, il menu globale qua sopra. Quindi facciamo menu database, new perché stiamo iniziando da zero. New database e si apre questa bella finestra che ci chiede appunto la chiave principale, che è poi la corrispondente di quella che abbiamo visto per Paster nel video precedente, la chiave principale, cioè l'unica che dovete tenere a mente. Non mettetela con un post-it vicino al PC perché allora la sicurezza è andata. Lasciate strada libera a tutti per tutte le vostre password. Quindi voi dovrete memorizzare e creare questa unica password. All'interno di questo database memorizzeremo le nostre altre password. Allora, qua password, come sempre, semplice perché siamo in demo. Ecco, c'è l'opzione qui, key file, di ulteriormente aumentare la crittografia del database delle password, perché ovviamente non ve l'ho detto, ma le password che andremo a salvare dentro questo database, vedete qui sopra New Database, le password che andremo a salvare dentro questo database non sono salvate in chiaro in formato leggibile, ma ovviamente sono crittografate. Ecco, già con questa password iniziale. Se in più vogliamo aggiungerci un file, aumenta ulteriormente la crittografia, quindi anche la sicurezza del nostro file. Aggiungere un file vuol dire che non deve essere un file particolare, può essere un file qualsiasi. Quindi noi possiamo andare a prendere per esempio questo, un file è uguale, ossia un file immagine, un file di testo è uguale, contribuirà con i bit di cui è composto questo file, quindi non ha importanza il formato in sé del file, contribuirà ad aumentarne la sicurezza. Quindi prendiamo questo qui tanto per fare un esempio, non è obbligatorio, è opzionale, però già che c'è ve lo mostro. Quindi facciamo ok. E voilà, ci siamo creati un nuovo database. Vedete qui nella finestra, nella barra del titolo della finestra c'è New Database con un asterisco che magari se faccio uno zoom lo vedete meglio. Vedete l'asterisco vuol dire che non è ancora salvato, cioè abbiamo impostato il database ma non l'abbiamo ancora salvato. Andiamo nel menu e cominciamo a salvarcelo, quindi Save Database e ci chiede il nome. Facciamo Tutorial e salviamo.
Vedete qui in basso è già impostato versione 2, il formato KeePass 2 del database, vedete, e salviamo. Ok, salvato, il file è salvato, tutorial senza estensione, a dire la verità un'estensione ci sarebbe, che non mi ricordo più qual è, di 3 o 4 lettere, però come sapete in Linux l'estensione non è indispensabile, in effetti salva così, funziona anche se non ha estensione. E ce lo siamo salvati, vedete qui nel titolo della finestra, adesso tutorial c'è. Benissimo, adesso possiamo iniziare a lavorare. Allora, qui sulla sinistra c'è l'albero dei gruppi delle puzzle, perché quando sono tanti noi possiamo organizzare per bene il contenuto del nostro database delle puzzle e organizzarle in sottogruppi, cioè c'è un gruppo root che per difetto questo qua si chiama root, però possiamo anche editarlo e cambiargli il nome. Adesso non stiamo qui a complicarci la vita per il video, ma uno viene creato per forza, ci deve essere il capostipite delle cartelle, ecco, quella più in cima di tutte. Quindi o tasto destro aggiungi gruppo o menu gruppi aggiungi gruppo, è la stessa cosa, eh? Aggiungiamo un gruppo giusto per dimostrazione, lo chiamiamo demo. Qui possiamo metterci le note, tutte le note che vogliamo, vedete che campo bello grande, gruppo creato per il video tutorial o real. Possiamo addirittura expire, cioè possiamo farlo scadere in modo che le password contenute non valgano più, però per carità c'è l'opzione, ve la dico, lasciamo perdere. L'icona, possiamo dare un'icona standard già inclusa nel programma oppure sceglierne una noi dal nostro PC. Anche qui non andiamo a complicarci la vita, ci metto un bel pinguino per il gruppo. Advanced vi fa vedere solo che è stato creato con la sua chiave univoca il gruppo. Ok, e adesso abbiamo il nostro gruppo demo col nostro bel pinguino come icona. Vedete che appena si tocca qualcosa, tutorial all'asterisco perché non è salvato. Al limite CTRL S o salva database per salvarlo. Siccome questo programma, come ho detto prima, è in stadio alfa e quindi può sempre succedere qualcosa, se anche voi decidete di usarlo è meglio salvare il più possibile per non perdere il nostro lavoro, quindi ogni passo io salvo. Adesso il gruppo l'abbiamo creato, adesso ci tocca creare una user e password, insomma, perché poi lo scopo, eh? Cominciamo a riempire il nostro archivio, quindi o tasto destro qui sulla destra, ho detto che sulla sinistra ci sono i gruppi, l'albero dei gruppi, quindi si possono creare sempre dei sottogruppi o dei gruppi allo stesso livello, eccetera, eccetera. Poi si possono riorganizzare spostandoli col drag and drop col mouse, prendete un gruppo, lo spostate, se ne fossero di più potreste spostarli sotto, sopra, eccetera, eccetera. Stessa cosa qui sulla destra, dove ci saranno poi le singole entrate di user e password e siti che volete accedere. Ecco, quindi o tasto destro Add New Entry oppure Menu Entries qua sopra, Add New Entry, la stessa cosa. Quindi si aprirà ancora una volta la finestra per creare una nuova entrata. Titolo, ecco qua. Io, come già nel primo video, ho aperto un paio di siti di esempio, fra i quali questo che ho già usato appunto nel primo video, si chiama mio, quindi facciamo il titolo è libero mio demo, poi la user, come ho detto, già detto nel primo video, io in realtà non ho una user, una password per questo sito, però facciamo finta, tutorial. L'URL, cioè l'indirizzo internet al quale si riferisce questa entrata di user e password, quindi URL, eccolo qua. La password, mettiamo una password. Con questo pulsante sulla destra potete visualizzare la password che state digitando per essere sicuri di visualizzare, di scriverla giusta, oppure lo ricliccate. Lo riattivate come per difetto e non vedete la password, tanto nel campo sotto che è colorato di giallo-arancione dovete replicare e se la scrivete giusta vedete che il colore del campo,
cambia, diventa bianco perché è accettato, è uguale a quella sopra. Se voi sbagliate diventa rosso, vedete? Ecco. Potete far scadere o meno una certa data anche questa singola entrata, però lasciamo perdere. Andiamo avanti con i dettagli. Descrizione, anche qui, user e password o word di demo. Potete scrivere un romanzo, vedete che campo grande. Avanzate, ecco, qui ci sono, potete aggiungere nella parte bassa addirittura degli attachment, cioè degli allegati. Se per questo sito c'è una guida particolare, anche un file PDF che spiega non so che, potete addirittura aggiungerlo qui, da averlo qui comodamente, qui disponibile direttamente qui. Uno o più allegati addirittura potete allegare alla singola entrata. Sopra, nella parte sopra, attributi addizionali, potete aggiungere ulteriori attributi che magari sono necessari per questo sito. Ecco, normalmente nelle schermate, nelle videate di login, più che user e password non c'è. Se per caso c'è un sito particolare che richiede anche uno, due, tre altri campi per un qualsiasi motivo, per poter accedere o per altri motivi, voi qui potete creare degli attributi aggiuntivi. Qui ne creiamo uno, facciamo demo 1, magari anche un altro, va dai, tutorial 2. Questi sono due attributi, i nomi degli attributi, e qui ci mettiamo il valore, che ne so, questo ci mettiamo 5000 perché deve essere numerico, e questo Pinco palla perché è una stringa di caratteri, quindi abbiamo due attributi aggiuntivi, tanto per vedere com'è. L'icona abbiamo già visto, in questo caso che ne so, mettiamo il martelletto. Autotype è un'interessante funzionalità che vediamo a parte successivamente perché è più lunga da spiegare, e History che memorizza le ultime tot, credo una decina di modifiche a questa voce, cioè adesso la stiamo creando, quindi è nuova. Se successivamente entriamo per cambiare la password o un attributo o qualcosa, qui vengono memorizzate le modifiche storicamente, quindi si può sempre risalire a come era prima. Questo non è male, veramente non è male. Questa è un'opzione della nuova versione, nella vecchia 043 non c'era, ma è veramente interessante questo storico che potete risalire nelle versioni a come era la voce. Facciamo ok. E l'abbiamo creata. Vedete che sotto root non c'è niente, sotto demo, il nostro gruppo, abbiamo creato il mio demo. Perfetto. Come usarlo? Allora, noi abbiamo qui sotto browser il nostro sito già pronto, ci posizioniamo lì, abbiamo bisogno della user e della password, insomma, siamo arrivati al nostro sito, vogliamo accedere. Allora, tasto destro oppure come sempre entri, copi. E le varie opzioni sono identiche. Tasto destro. Ci sono per difetto già definiti di copiare la user, di copiare la password nella clipboard, cioè nella cartella degli appunti, negli appunti, e vedete di copiare gli altri attributi, fra i quali vedete il demo 1 e tutorial 2 che abbiamo creato noi. Quindi questi sono da programma, già predefiniti. Quindi il titolo, la user che è la user, la password, l'indirizzo internet, le note e il demo 1, demo 2 che sono quelle che abbiamo copiato noi. Ecco, giusto per capirci, io faccio clic su tutorial 2, vengo qua e c'era dentro Pinco Palla, avete visto? Viceversa, posso fare clic su demo 1 e qui ci avrò 5000 che era il numero. Avete visto, il funzionamento è semplicissimo, quindi in realtà gli attributi ulteriori saranno veramente raro l'uso, credo, rispetto ai soliti due che sono già qui pronti, perché io ho bisogno della user, ecco la mia user, e di copiarmi la password, e poi faccio il mio login e schiaccio, clicco, login e sono a posto. Questo è il meccanismo base di uso di questo Password Manager, così come gli altri, quindi in modo semplice, molto semplice. Salviamo il nostro database, mi raccomando, salvato. Ecco,
Abbiamo salvato un minimo di database con una cartella e un'entrata. Tasto destro copia un paio di passaggi di una finestra all'altra e siamo entrati senza tenere a mente centinaia di password, ma una sola, quella di entrata. A proposito di quello, vi posso far vedere come si rientra in KeePassX. Quindi adesso esco. Quindi esco dal programma, rientro nel programma, ci ritroviamo esattamente al punto di partenza, soltanto che adesso noi abbiamo già il nostro database, quindi vogliamo aprire un database o andiamo qui nei recenti, che c'è già il tutorial, o facciamo open database e ci chiederà dov'è, però noi nei recenti l'abbiamo già. Eccoci qua. E nella password dobbiamo mettere la nostra password. Ok, qui sotto ci presenta già l'ultimo file chiave usato, che però non mi sembra quello giusto. Vediamo, proviamo ad aprire. Vedete, ci dice che non funziona. Perché non era questa l'immagine? Questo qui era di una prova che ho fatto in precedenza, questa immagine, ma io non ho usato questa immagine quando ho creato questo database, bensì questa. Quindi devo sostituirla. Rimettiamo la password. Quindi se attivate la protezione per password più un file chiave, dovete sempre darli tutte e due per aprire il database. Quindi adesso vedete che si riapre perché ho messo tutto giusto e ci ritroviamo qua. Quindi avete visto come si rientra. Credo che non ci sia moltissimo di più. Il funzionamento è questo. Qui potete aggiungere uno o più voci, li potete spostare da un gruppo all'altro, sempre col drag and drop, lo prendete qui sulla destra, andate sulla sinistra, ci fossero più gruppi, li potete spostare la vostra voce, idem per i gruppi, quindi se volete riorganizzare i gruppi, li prendete e li spostate col drag and drop, quindi clic e li spostate, eccetera, eccetera. Qui sopra c'è la funzione di ricerca, quando sono tanti potete cercare nel gruppo corrente, nel gruppo root, che vuol dire con tutti i sottogruppi, cerca dappertutto. Avete sempre le stesse cose che avete qui sui pulsanti, li avete anche sul menu qua sopra. Qui c'è un settings, sotto il menu extras c'è un settings che non mi ricordo cosa c'è, vediamo un po'. Ok, ricorda gli ultimi database aperti, marca come modificati quando si cambia qualcosa, salva automaticamente in uscita, questo lasciamolo pure attivato che è importante, o potete attivare o meno di salvare ad ogni modifica, il global auto type shortcut lo vediamo fra un attimo, e per la sicurezza ecco che questo, vedete, già per difetto sono impostate le impostazioni ottime. Quando voi copiate user e copiate password per metterli nel sito, dopo 10 secondi gli appunti vengono puliti, quindi la password dopo 10 secondi è eliminata dal vostro sistema. Quindi se entro 10 secondi, dopo copia e incolla, ce la fate tranquillamente, se no potete aumentare, non è obbligatorio 10 secondi, ma dopo 10 secondi avete fatto incolla nel vostro campo password e nel frattempo gli appunti vengono puliti da soli dal programma. Ottimo. Niente, quindi qui non cambiamo niente. Nel settings non abbiamo bisogno di cambiare niente. Cancel, torniamo alla nostra cartella. Ecco, un'ultima cosa, credo, se non ho scordato niente di particolare, che volevo mostrarvi era l'autocompletamento. Ecco, qui magari svuoto i campi. Ecco, l'autocompletamento cos'è? Praticamente adesso abbiamo preparata la login in quel sito, tra virgolette, manualmente, quindi copia user, incolla, copia password, incolla, login. In realtà c'è anche il perform autotype, questo qua, che permette di farlo da solo, senza fare il copia e incolla manuale. Ecco, il perform autotype è fatto,
posizionandosi sul sito, mettendo il cursore, quindi posizionandosi sul primo campo in modo che sia pronto il sito, tasto destro, perform autotype. Vedete? Ecco, adesso a parte che Paster interviene, gli dico di no, di non salvarmi la password, ma avete visto che cosa ha fatto? Ripeto, tasto O, ecco, vedete, questo è un problema noto della versione alfa. Vedete, faccio tasto destro, dopo il primo perform autotype non mi funziona più, quindi devo usare il menu sopra. Niente di male, però vedete cosa vuol dire usare un programma allo stadio alfa. Sembra una cosa banale, ma finché non chiude, non riapro il programma, il tasto destro non funziona più da nessuna parte. Fa niente, ripeto il perform autotype, sempre che ho, ecco, metto il cursore nel primo campo della user, l'entrata, la voce è selezionata, faccio perform autotype e lui lo fa, compreso il schiacciare l'enter per andare in login. Questo pulsante con l'enter viene attivato, quindi non solo riempie i campi, ma entra già. Qui naturalmente, non avendo un'entrata, non mi entra, però didatticamente avete capito, eh? E questo perform autotype è indipendente dal sito, cioè basta che il sito sia composto da un campo di user e password e funziona per qualsiasi sito, non è che io l'ho chiamato mio e funziona solo su mio. Se mi sposto su Tumblr qua, metto il cursore sul primo campo, faccio perform autotype e lui me lo fa anche qui, cioè, quindi non sta a guardare il sito, ma riempie semplicemente due campi, fa enter ed entra. Quindi vedete che ovviamente la user e password si creano più entrate perché ovviamente ognuna dentro la user e password dedicata al sito, ovvio. Però il meccanismo di perform autotype, vedete cosa vuol dire perform autotype, quindi riempie i campi, ma meccanicamente, riempie i campi con la user e la password, quindi vi risparmia il copia e incolla praticamente, che non è già male. Però c'è un ulteriore passo in più, non è finita lì, il perform autotype non è già male, ma c'è ancora il global autotype, quello che abbiamo visto prima. Allora, entriamo di nuovo in settings, vedete global autotype shortcut, ecco, diciamo che io voglio usare control, me lo fa. Ecco, questo è già impostato come, scusate che rientro, questo è già impostato come, ecco, control più il tasto super, quello col simbolino tipo Windows, là, il tasto super e la Q, ecco, diciamo che io, per me va bene schiacciare control, super e Q per attivare questo autotype globale, salvo. A questo punto cosa succede? Entriamo ad editare, quindi a modificare la nostra voce che abbiamo creato. Ecco, autotype, quello che abbiamo saltato via prima durante la spiegazione delle varie schede. Ecco, vedete, enable autotype vuol dire che è attivo, quindi funzionerebbe già così. E quindi è già attivo l'autotype. L'autotype cosa fa? Permette, a seconda del titolo della finestra, di inserire la user e la password senza preoccuparsi di aver selezionato la voce giusta. Mi spiego, adesso mi spiego fra un attimo. Quindi aggiungo la finestra qui non so, qui dovrebbe farmi vedere l'elenco delle finestre, però vedete che, ecco, mio, voilà, mio Chromium. Perché mio Chromium? Perché se io vado sul mio browser, sito, la finestra si chiama, lo vedete qui in alto a sinistra, mio Chromium. Ecco, siccome Chromium è specifico per il browser, ma io voglio che per il sito mio genericamente reagisca il mio autotype,
cancello la parte Chromium e ci metto un asterisco. Quindi per tutte le finestre, le schede aperte nel mio browser che iniziano con mio, usa la sequenza per difetto per mettere la user e la password ed entra. Quindi salviamo così. Cosa succede a questo punto? Che se io mi trovo qui, mi posiziono come sempre il cursore nel primo campo e schiaccio il mio shortcut, cioè la mia scorciatoia da tastiera, Ctrl su per Q, e lui mi riempirà. Adesso ve lo mostro, entro di nuovo per verificare dov'è qua che abbia salvato la mia sequenza corretta. Eccoci qua, mi io per tutte le finestre, quindi questo è a posto, enable, ok, dovrebbe essere a posto in realtà. Fatemi riprovare. Vediamo un po'. No. Vediamo. Non funziona. Questo può essere un difetto dell'alfa del programma che non lo fa funzionare. Scusate, questo è il bello della diretta, naturalmente. Boh, o magari perché non ho salvato il database, forse. Ecco, mi sembra, magari ho dimenticato di salvarlo. Fatemi riprovare. No, non è neanche quello. Vediamo un po'. Pure qua c'è. Dovrebbe funzionare. Io naturalmente, manco a dirlo, l'ho provato prima e dovrebbe scrivere da solo quando è attivo il programma. Dovrebbe farlo da solo, però accidenti, purtroppo. Volevo mostrarvi questa bella funzionalità, ma vedo che non funziona. Io provo a chiudere il programma e riaprirlo, casomai sia quello. Vediamo un po'. Se no, mi limiterò a spiegarvi a voce cosa dovrebbe fare. Peccato, ma sapete com'è. Vediamo un po'. Quindi questo qui è il nostro. Vediamo un po' se sono più fortunato, se no fermo magari il video un attimo. Ecco, qualcosa è funzionato, avete visto? Ctrl, super, Q, voilà. Oh, finalmente, ho dovuto spegnere il mio programma in stadio alfa. Ecco, questa è un'ulteriore dimostrazione. All'inizio del video vi ho detto che ci sono certi, tra virgolette, rischi di usare un programma allo stadio alfa, è molto primordiale e avete visto che ho dovuto chiudere il programma e riaprirlo per far ottenere quello che volevo mostrarvi. Quindi, quando è tutto a posto, che il programma funziona, avete le vostre 1000 password salvate, con questo global shortcut, ovvero scorciatoia globale, una volta che il programma è aperto e attivo, quella scorciatoia che avete visto prima nei setting, cioè questa, nel mio caso ho messo Ctrl Super Q e indipendentemente da cosa avete selezionato o meno nel vostro KeepAssist, lo potete anche mettere a icona che è attivo e sui siti, voi navigate tranquillamente nei siti, sapete che è attivo lo shortcut globale, quando riconosce il nome della finestra, perché abbiamo messo il nome della finestra, se vi ricordate, ecco, riprendo magari un attimo, scusate, però visto che non funzionava, poi ci siamo persi il filo, io ho messo che tutte le finestre aperte nel browser che iniziano con mio, e asterisco vuol dire segua quello che vuole, basta che inizi con mio, usa questa sequenza per entrare, per fare la login. Quindi io sto navigando qua e là, su e giù, vengo qui nel sito che non è il mio, faccio il mio shortcut globale, non fa nulla perché questa finestra non si chiama mio, arrivo qui, faccio il mio scorciatoia globale
E voilà che funziona, vedete, solo col mio, eh? Ho messo apposta i due siti per farvi vedere che qui la scorciatoia non funziona perché TumbLR non è mio. Giusto per chiudere il video, visto che ho avuto un po' di problemi per dimostrarvi che funziona, facciamo una cosa, sempre per questa entrata, non sto lì a creare l'entrata apposta per Tumblr, ma vi mostro che l'AutoType potete aggiungere più finestre. Quindi aggiungiamo la finestra che si chiama Tumblr, vedete, la riconosce Tumblr Chromium. Come sempre, togliamo la parte fissa Chromium perché se lo usate in Firefox non si chiamerà Chromium, si chiamerà magari Firefox, quindi l'importante è la parte che c'è sempre della finestra, quindi in questo caso Tumblr. Ecco, l'abbiamo aggiunta, facciamo ok. E adesso vediamo che con mio, il mio shortcut globale continuerà a funzionare. Quello che non funzionava in Tumblr dovrebbe funzionare adesso. Vedete? È tornato a funzionare, ha ricominciato a funzionare anche per Tumblr, perché adesso ho aggiunto anche quella finestra. Quindi, prima di chiudere, riassumo. La parte comune a tutti i password manager è quella di crearsi un database. In questo in particolare è un'interfaccia molto pratica e molto chiara che sulla sinistra potete organizzare i vostri gruppi di password e sottogruppi, sulla destra avete tutte le singole voci. Per ogni singola voce andate per grado di integrazione, di comodità, di comfort di utilizzo, ovvero il manuale copia user, il manuale copia password, quindi copia e incolla, e poi fate voi il click sulla login, così come il perform autotype che vi evita il copia e incolla quando vi siete già posizionati sul sito, quindi lo fa lui. Così come l'integrazione massima, che è quella di aprire semplicemente il programma e poi non preoccuparsi più di niente, lasciarlo lì e navigare nei siti. Quando si incontra un sito da dover entrare, basta schiacciare lo shortcut, avete visto, l'ho appena fatto, e non vi preoccupate, basta che sia aperto KeePassX e non vi preoccupate più di niente. Andate nel sito, il vostro shortcut globale e voi entrate. Perfetto, avete visto? Ottimo. Spero già come per il primo video di Paster che vi sia piaciuto anche questo, che io trovo due strumenti differenti ma simili nell'uso e soprattutto molto pratici nell'uso perché si integrano tutti e due perfettamente con il vostro browser, molto comodi. E spero appunto che anche questo KeePassX vi sia piaciuto e ve lo trovate interessante. Magari tanti di voi lo usano già perché so che è molto noto e molto diffuso, quindi non è escluso che vi abbia parlato di qualcosa che già conoscete, ma magari non conoscevate ancora la versione nuova che sta per arrivare e che è in sviluppo tuttora, che è poi la Alpha 2, Alpha 3. Ecco, finalmente ho concluso. Vi saluto e alla prossima. Ciao ciao!